Un minuto di silenzio, poi le mani sbattute sui banchi per dire basta al silenzio che troppo spesso nasconde violenze. Sulla lavagna una poesia di Alda Merini, di fianco l'immagine di Giulia. 11 in punto. Anche al plesso di Lorenzo di Nocera Inferiore, come in tutta Italia, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, vittima dell'ennesimo femminicidio. La scuola, negli ultimi anni è diventato così di moda parlare di inclusione e fa un lavoro con i ragazzi proprio sull'inclusione, perché la violenza sulle donne nasce dal mancato riconoscimento delle singole individualità, dal non voler considerare la differenza come un arricchimento, ma come uno strumento che crea delle gerarchie. E allora, come docenti, come genitori, perché è importante il lavoro congiunto e quello che facciamo in ogni ambito di prevenzione tra la famiglia e la scuola, attraverso degli esempi, attraverso la sensibilizzazione, attraverso il concetto di diversità come arricchimento e soprattutto al rispetto delle individualità, ogni giorno cerca di condurre i ragazzi a questa tematica dell'inclusione che, come dimostrano i fatti di cronaca, è il maggior elemento che porta poi alla violenza e in alcuni casi alla discriminazione. Viviamo momenti molto difficili, siamo tutti molto scossi per l'ultimo avvenimento che ha coinvolto una giovanissima. Come ha scritto il ministro Giuseppe Valditara, Giulia è nostra figlia, è una nostra alunna, è una nostra amica. E oggi in particolare rifletteremo su questo tema della parità di genere, del rispetto dell'altro, dell'altra, dell'amicizia, della solidarietà, del reciproco aiuto, che sono temi sui quali la scuola da sempre è impegnata. D'altronde, alla scuola non può essere richiesto solo di istruire, la scuola deve educare e tutte le agenzie educative fondamentali, famiglia, scuola, istituzioni, insieme hanno questo compito di cogliere quest'età evolutiva nelle sue difficoltà, nelle sue tempeste e di indirizzare e comprendere le emozioni, i vissuti per educare dei cittadini, delle cittadine consapevoli, ma soprattutto degli uomini e delle donne che siano accoglienti rispetto all'alterità. Siamo sconvolti da questo ripetersi di questi avvenimenti, prima Annalisa, ora Giulia, e davvero al di là dell'ambito territoriale penso che è un problema che debba farci riflettere. Un po' a caso e un po' per nostro impegno, soprattutto del Presidente della Commissione Romano, della consigliera della Commissione, Presidente della Commissione Pari Opportunità Lisa Ruggiero, con gli assessori Supino e Fortino, abbiamo un po' anticipato purtroppo questi avvenimenti dedicandoci molto sul centro antiviolenza. Prima formalizzando l'utilizzo di un bene confiscato che abbiamo destinato all'accoglienza delle donne vittime di violenza ed ora stiamo addirittura portando avanti, impegnandoci al di là delle risorse regionali, ci stiamo impegnando per utilizzare questo bene esclusivamente per queste finalità, provando a inserire all'interno proprio la sede del CAV, del Centro Antiviolenza. Purtroppo un'attività che mai come in questo momento sembra opportuna per quello che ascoltiamo. Questo è quello che noi ci siamo sentiti di fare come amministrazione, è ovvio che c'è una rete con le scuole, con i servizi sociali, con l'ASL, con le forze dell'ordine che dobbiamo portare avanti, ma dico che noi con tanti sacrifici, con tanti impegni che proviamo a portare avanti, è un ambito che siamo riusciti a occuparci. Di cui siamo riusciti a occuparci e che lo portiamo avanti e alla luce di questi fenomeni lo faremo sempre con maggiore determinazione.